Sonic Youth, Goo, 1990. Dopo aver dato alle stampe il proprio capolavoro Daydream Nation ed essere diventati la più importante band indipendente degli Stati Uniti, i Sonic Youth decidono di compiere il grande balzo e firmare per la Major Geffen, attirandosi le ire degli integralisti. Senza nessuna paura, però, i newyorkesi ribadiscono una versione integra e personale della musica con Goo, pubblicato nel 1990. Dopo aver ricevuto un parere negativo riguardo al possibile titolo del disco, ovvero Blowjob, una parola che potrete benissimo tradurre da soli senza il nostro aiuto, e un'idea nata dopo aver visto una maglietta disegnata da uno dei migliori artisti underground d'America, Raymond Pettibone, i Sonic Youth decidono comunque di affidarsi alle mani del disegnatore per quella che diventerà la celebre illustrazione di Goo. Sotto il nome del gruppo, dunque, trova spazio un quadro in bianco e nero con due beatnik abbracciati e apparentemente in viaggio senza una destinazione precisa. Per l'ispirazione, Pettibone usò uno scatto di un paparazzo del 1966 di Maureen Hindley e del suo primo marito, David Smith, mentre guidano per andare a testimoniare contro i due celeberrimi Morse Murderers, ovvero i serial killer Ian Brady e Myra Hindley, sorella proprio di Maureen. E se la storia che si cela dietro questo perverso omaggio vi pare un po' inquietante, la scritta che Pettibone abbina al disegno non serve certamente ad alleggerire l'impatto. La ragazza con la sigaretta in mano afferma: «Ho fregato il fidanzato a mia sorella, era tutto un turbine di calore e un lampo. Dopo una settimana abbiamo ucciso i miei genitori e siamo partiti». Niente male per un disco su Major e che avrebbe dovuto mostrare il lato commerciale dei Sonic Youth. Poco più rassicurante è l'immagine sul retro, con una ragazza che pulisce il viso a un uomo dicendogli di non preoccuparsi, che si tratta solo di rossetto e di un po' di sangue. Sotto la tracklist, un piccolo disegno invita a distruggere il PMRC, il Parental Music Resource Center, guidato da Tipper Gore, moglie di Al, un'associazione nata per censurare e combattere la musica considerata offensiva. Per fortuna, la busta interna riporta il colore e un'inedita tendenza al glam dei quattro musicisti, immortalati in abiti sgargianti e molto anni 70 da Michael Lavine, uno dei più importanti fotografi della scena indipendente americana. Si tratterà dell'unica concessione commerciale dei Sonic Youth, antistar per eccellenza del panorama alternative rock americano. Alive.